Salve a tutti e bentornati nella seconda parte della mia scoperta di Milano. Se non avete visto il primo video ve lo lascio in descrizione. In ogni caso, dopo quasi un anno circa, io e Federica ci siamo ritrovate per continuare il nostro giro, perché giustamente l'altra volta mi avete detto ma non avete visto tutto di Milano, e mettere tutta Milano in un solo video era un pochino complicato. Quindi adesso ci troviamo a Porta Venezia per continuare il nostro giro. Volevo farvi vedere una cosa, ma non si può, che è una cosa aperta tipo solo fino all'8 gennaio, che è l'albergo diurno appunto di Porta Venezia, che è stato aperto dal FAI, però non si può fare le riprese. In ogni caso è stato veramente bellissimo. Ci sono altri alberghi diurni, magari cercherò di convincere il FAI a farceli visitare tutti. Troviamo due passi dall'albergo diurno Venezia, un luogo magico che si trova nel sottosuolo di Piazza Overdan, nella zona di Porta Venezia Milano. Questo luogo si può dire che è un vero e proprio centro servizi per i viaggiatori degli anni 20 del Novecento, ed è un luogo che è stato realizzato dall'architetto Piero Portaluppi, un luogo molto importante che ancora oggi, grazie ad alcune aperture straordinarie del FAI, con l'ambiente italiano, è possibile visitare. Vale proprio la pena di vederlo. Ma non lo possiamo far vedere in video. Oggi no. Il FAI non ha sponsorizzato questo video. No. Cominciamo da dove ci eravamo lasciati. Ve lo ricordate questo arco dal brutto nome? No, poverino, si chiama Arco di Salvini, come avevo detto l'altra volta. E non si può essere tutti fortunati. Lui non lo è, per esempio. Però, diciamo, abbiamo deciso di ricominciare da qua il nostro fantastico giro, appunto per dare una continuazione al video dell'altra volta. Lei non mi ha detto niente di dove andiamo ora. Cioè, il mio video però è segreto. Esatto, è una sorpresa. L'unica cosa che si può dire è che bisogna tenere le orecchie ben aperte. C'è questo grande giardino, c'è un rumore di acqua, ma voi non potete capire che cosa c'è. Cioè, io l'ultima cosa che... Se mi avessero detto, se vai a Milano vedi questa cosa, io le avrei tipo riso in faccia. Cioè, ci sono dei fenicotteri rosa a Milano! Quanto sono vaporwave? Siamo sempre nel quadrilatero del silenzio. L'altra volta questa casa era in ristrutturazione, perché questo parco qua con i fenicotteri in realtà è una villa privata, ed è Villa Invernizzi. Sì, quelli dei formaggi, cioè chi si aspettava che vendere formaggi fruttasse così tanto, eh? Non avrei fatto la youtuber. Comunque, questa villa, negli anni 80, i coniugi Invernizzi, sulle orme di Pablo Escobar, dal Cile, dall'Africa, hanno portato in Italia questi fenicotteri che poi sono appunto nati, cresciuti in cattività. Come vedete non ci sono reti, non volano, non vanno in giro per Milano, e si sono poi riprodotti. Infatti sono qui da anni, adesso non si può più importare animali esotici, e quindi per questo motivo ci sono i fenicotteri rosa a Milano. I finocchi! I finocchi! Allora, noi siamo entrati nel giardino di questa villa, che si chiama Villa... Villanecchi Campiglio. Ok, che è stata fatta... È stata progettata da Piero Portaluppi, che è un architetto comunque che ha fatto tante cose a Milano, anche l'albergo di... Mi ha raccontato che questa villa è stata costruita nel 35, esatto. Però non sembra assolutamente una casa degli anni 30. Cioè, potrebbe essere una casa moderna, appunto... fine anni 80, anni 90. Una cosa molto carina che si può dire di questa villa è che in realtà Villanecchi fa parte di un circuito di case museo di Milano, che sono quattro. Una è Villanecchi, poi c'è la casa museo Bagatti Valsecchi, la casa museo Poldi Pezzoli e la casa Boschi di Stefano. E con un biglietto unico potete visitarle nell'arco di un anno. Sapevo
che si potesse andare sopra la galleria Vittorio Emanuele, esatto. Cioè sono sempre andata sotto, ma mai avrei immaginato che ci si poteva camminare sopra, ed è veramente un'esperienza fighissima. Noi abbiamo avuto modo di andarci oggi grazie a Milano Card, che ci ha dato l'accredito, grazie mille, se no costa 12 euro, vero? Sì, quindi comunque euro. Le cose che vi faccio vedere oggi sono tutte low cost, questa è l'unica cosa che costa, però secondo me vale la pena anche per avere delle foto indimenticabili su tutta la città, esatto, fino a Porta Nuova. Gianci fa la sua apparizione in questo video. Non mi ha neanche riconosciuto questi capelli. Ci credo. Io tutte le volte mi lamentavo che era sempre tutto sporco, chiuso, e ora è aperto. Allora, questo è l'albergo di Urno, è stato trasformato in un bar, perché praticamente quello che c'era dentro, i bagni storici, sono stati distrutti durante i bombardamenti. Però è bellissimo che comunque si sia trasformato in un caffè. Siamo in una cripta. Siamo in una cripta, sì, siamo nella cripta di San Sepolcro, sotto la chiesa del Santo Sepolcro, per l'appunto vicino a zona Cordusio. Questa cripta ha riaperto nel marzo del 2016, dopo diversi lavori di restauro, e è sicuramente un luogo molto caratteristico. In primis, adesso Serena vi farà vedere, per il pavimento che ha questa cripta. Perché, come potete vedere, è un pavimento molto antico, ma veramente molto antico, perché... Sì. È il pavimento del foro romano, quindi della città romana, perché anche Milano è stata una città romana, e il pavimento di questa cripta ci ricorda proprio questo, che noi stiamo camminando in questo momento sulle lastre. Le lastre di questo pavimento sono proprio quelle romane, antiche e originali del periodo romano. C'hanno un po' di anni, insomma. C'hanno un po' di anni, sì. Allora, concludiamo con questa bellissima vista dietro, siamo a Piazza Affari, quello è il Palazzo della Borsa, chiamato anche, come mi ha detto ora lei, Palazzo Mezzanotte, però noi lo chiamiamo Piazzo della Borsa perché siamo amici ormai da tanto tempo. Conosciamo. Esatto. E la cosa più interessante è sicuramente la scultura che c'è qua davanti, che è il dito medio di Cattelan, che però si chiama Love, no? Love, sì. Che significa? L-O. Sarebbe l'acronimo di libertà, odio, vendetta... Eterna? Eternità. Eternità. Che è una statua che è contro il fascismo, perché questo palazzo è di epoca fascista. Esatto. E una mano con le dita mozzate. Dovrebbe essere... Esatto, doveva essere il saluto fascista, ma gli sono state mozzate le dita, ne è rimasta solo una centrale che insomma... Quasi fatto apposta. Un segno di irriverenza. Esatto. Insomma, in qualche modo. Esatto. Salutiamo Katia. Se questo, esatto, ciao Katia, anche so che ci segue. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, condividetelo, lasciate un commento, insomma, fateci sapere che cosa vi è piaciuto di più. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, andate a vedere in descrizione, c'è anche il link del suo Instagram e del suo Instagram. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio. Se volete un altro episodio della cose da visitare a Milano, anche fatecelo sapere. Un bacione! Ciao! Gianni! Ciao! Gianni!